Ciao! Come promesso, oggi conosceremo un nuovo popolo, gli Ittiti. Per iniziare il nostro nuovo viaggio, ci spostiamo in Anatolia, l'attuale Turchia. Tra il 2000 avanti Cristo e il 1000 avanti Cristo, i territori della Mesopotamia furono attaccati nuovamente da popolazioni nomadi che provenivano dalle zone più settentrionali. A partire dal 1550 avanti Cristo, l'impero babilonese venne invaso e conquistato dagli Ittiti. Essi provenivano dalle zone montuose dell'Anatolia, la Turchia di oggi, dove, attorno al 2000 avanti Cristo, avevano fondato un grande regno con capitale a Tusa. Anche gli Ittiti erano pastori, agricoltori e commercianti. Le montagne dell'Anatolia erano coperte di boschi, perciò avevano legname in abbondanza. Inoltre possedevano materie prime come l'argento e altri metalli, che barattavano con le popolazioni che non ne disponevano. Come i babilonesi, anche gli Ittiti avevano leggi scritte, che però non prevedevano pene corporali, ma solo pagamenti in denaro. Furono un popolo di guerrieri, dotato di un esercito efficiente. Intorno al 1650 avanti Cristo, il loro re Attusili cominciò a conquistare città e villaggi vicini. Nel 1550 avanti Cristo, gli Ittiti invasero la Mesopotamia e alcune zone sulle coste del Mar Mediterraneo. Qui si scontrarono a lungo con gli Egizi, nella battaglia di Kadesh. Nel 1200 avanti Cristo, il regno degli Ittiti fu a sua volta invaso e distrutto dai popoli che giungevano dal mare, e la loro civiltà scomparve. Gli Ittiti sottomisero molte popolazioni grazie alla loro potenza militare. I soldati Ittiti usavano armi sconosciute agli altri popoli. Inoltre furono tra i primi a utilizzare il ferro per costruire armi molto più resistenti di quelle in bronzo usate fino ad allora. Gli Ittiti misero a punto dei carri da guerra molto veloci, grazie soprattutto all'utilizzo dei cavalli come animali da tiro, al posto dei più lenti asini e alle ruote con i raggi. Queste, non più piene, erano più leggere, ma resistenti perché rinforzate con un cerchione di ferro. Sul carro prendevano posto due guerrieri, l'auriga, che guidava il carro, e l'arciere, che colpiva i nemici con arco e frecce oppure con la spada. Nella società ittita i cavalieri erano ricchi nobili che si dedicavano esclusivamente all'addestramento militare. Questa era la loro professione. Il re, in cambio dei loro servizi, concedeva terre e schiavi per coltivarle. I cavalieri erano così importanti che, insieme agli scribi, ai sacerdoti e ai mercanti più ricchi, formavano un'assemblea, chiamata Pancus, che aveva il compito di eleggere il re e di aiutarlo e consigliarlo per le decisioni più importanti. Gli Ittiti veneravano molti dei, fra cui la dea del sole Arinna, il dio del tuono Teshab e il dio dei boschi Telipino. La donna più importante della società ittita era la regina. Organizzava la vita nel palazzo reale, si occupava dell'educazione dei figli, partecipava alle riunioni di guerra e di giustizia, e accoglieva i soldati al ritorno dalle battaglie. La regina ittita più famosa fu Puduepa, che firmò insieme al marito Attusili III il trattato di pace fra ittiti ed egizi. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima volta per conoscere un nuovo popolo, gli Assiri.